Ciao a tutti! Cosa distingue una scoperta archeologica ordinaria da una straordinaria? È il valore monetario, la sua capacità di spiegare i segreti del passato, o forse qualcosa di più intangibile? È difficile dirlo con certezza, ma sappiamo che non possiamo fare a meno di sentirci sbalorditi quando ci imbattiamo in un incredibile ritrovamento archeologico. In questo video abbiamo raccolto alcune delle scoperte più notevoli che riteniamo all'altezza. Iniziamo! La tavoletta di Lione. La tavoletta di Lione è un manufatto inestimabile fatto di bronzo che presenta una trascrizione di un discorso dell'imperatore romano Claudio. Scoperta nel 1528 in un vigneto sulla collina di Croix-Rousse a Lione in Francia, oggi esiste solo la parte inferiore della tavoletta ed è conservata nel Museo Gallo-Romano di Lione. Claudio aveva un legame speciale con la città, poiché era il suo luogo di nascita e la sede del centro del culto imperiale. Nel 48 d.C. pronunciò il discorso qui immortalato, proponendo che i cittadini agiati e proprietari terrieri della Gallia Ulteriore fossero ammessi nella classe senatoria, e quindi nel Senato stesso, dopo aver raggiunto un certo livello di ricchezza. Il discorso rivela intuizioni sul carattere di Claudio e sulla sua relazione con il Senato. La sua tendenza verso la pedanteria affinata sotto la tutela dello storico Livio è evidente, così come il suo desiderio di estendere gli stessi privilegi ai provinciali meritevoli. Il discorso contiene anche riferimenti ad altri eventi durante il suo regno. La proposta fu approvata dal Senato e la tavoletta potrebbe essere stata commissionata dalle élite di Lugdunum per commemorare il loro nuovo status. Il tappeto sacro del gatto. Il museo della Villa Zoraida a St. Augustine in Florida ospita una collezione unica di manufatti rari e storici, ma nessuno è insolito quanto il tappeto sacro del gatto. Il tappeto, che è tessuto interamente da antichi peli di gatto, raffigura un grande felino stilizzato e una volta conteneva al suo interno un piede umano mummificato. Fu ottenuto da Abraham Musallem, un esperto di tappeti orientali e reliquie egiziane, che determinò che il tappeto è di origine egiziana e ha più di 2400 anni, rendendolo forse il tappeto più antico del mondo. Nonostante la sua età, la reputazione del tappeto non è del tutto positiva. Secondo la leggenda, chiunque calpesti il tappeto morirà poco dopo, e durante l'ultimo restauro fu trovato un gatto morto sui gradini d'ingresso del museo. Tuttavia, il tappeto sacro del gatto rimane uno dei manufatti più affascinanti del museo ed è esposto dietro il vetro al secondo piano con i suoi contenuti originali, il piede mummificato. Costruita nel 1883, la Villa Zoraida è una villa in stile moresco, ispirata al Palazzo dell'Alhambra. Il tappeto è tipico dei suoi contenuti. È diventata nota per le sue collezioni eccentriche e continua ad essere una destinazione popolare per i turisti che visitano St. Augustine. Pettorale d'oro di Monte Alban. Scoperto in una tomba a Monte Alban, l'antica città del Messico meridionale, l'appropriatamente chiamato Pettorale d'oro di Monte Alban è stato uno dei più di 120 manufatti in oro ad essere stati trovati nella regione. Il pezzo mixteco è un ornamento pettorale progettato per essere indossato intorno al collo di un alto funzionario e la sua complessità ha portato a significativi dibattiti riguardo al suo significato e all'identità del suo proprietario. L'archeologo Alfonso Caso scoprì la tomba, che includeva più di 500 oggetti, oltre 120 dei quali erano ornamenti in oro. I mixtechi erano rinomati per le loro abilità di oreficeria e artigianato, creando oggetti ornamentali come pettorali, pendenti, collane e altri articoli. I codici mixtechi, un'altra scoperta di Caso, fornirono un contesto importante per il pettorale e aiutarono gli studiosi a determinare chi potesse raffigurare. Geoffrey McCafferty, professore emerito di archeologia all'Università di Calgary, ritiene che il pettorale raffiguri una figura nota come Signora Treselce e che fosse indossato da sua discendente, conosciuta come Signora Quattro Coniglio. Oggi, il pettorale e altri tesori della tomba 7 di Monte Alban sono esposti al Museo delle Culture di Oaxaca in Messico. Bratteato d'oro. Nel 2020, un bratteato d'oro scoperto vicino a Jelling, in Danimarca, è stato trovato contenere la menzione più antica conosciuta del dio norreno Odino. L'iscrizione data il Pantheon norreno all'inizio del IV secolo, 150 anni prima del precedente detentore del record,
una fibbia scoperta a Nordendorf in Germania. Prima della scoperta del bratteato, l'iscrizione più antica a menzionare Odino mai trovata in Danimarca era su un amuleto del VII secolo scolpito da un pezzo di cranio umano. Il bratteato è uno dei più grandi e significativi tesori d'oro mai scoperti in Danimarca, contenente 22 oggetti d'oro, inclusi medaglioni rotondi fatti di sottili lamine d'oro incise con figure della mitologia norrena. Le rune sul bratteato dicono: «Egli è l'uomo di Odino». Anche se la persona in questione è sconosciuta, è probabile un riferimento al sovrano o re raffigurato sul bratteato. Ora conosciuto come Lorda di Vinvelev, questi bratteati d'oro sono molto più grandi degli esempi tipici del periodo delle migrazioni e hanno decorazioni di molto superiore qualità. Diversi dei bratteati nell'Orda hanno iscrizioni runiche, ma la traduzione di queste iscrizioni è stata difficile a causa della condizione dei manufatti. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Eredità del popolo Yupik. Se ci spostiamo in Siberia, troviamo le terre dove il popolo Yupik si stabilì in tempi antichi, diffondendosi infine nell'Alaska occidentale circa 3.000 anni fa e creando insediamenti nelle aree del fiume Kuskokwim e del Yukon. Oggi ne rimangono solo circa 25.000 e quella piccola comunità mantiene viva la conoscenza e le tradizioni che sono entrate nella realizzazione di queste bellissime maschere. Le persone che fondarono la loro società avevano chiaramente una grande stima di sé. La parola Yupik si traduce come persone vere, il che implica che vedevano le altre civiltà intorno a loro come qualcosa di meno che reale. Al centro dei loro insediamenti si trovavano edifici noti come caschi, dove si svolgevano cerimonie di danza, canto e narrazione. Queste maschere svolgevano ruoli vitali in quelle cerimonie, simboleggiando cose come la vita, la morte, la nascita e la rinascita. Venivano indossate da uno sciamano che indossava le maschere per evocare gli spiriti che erano stati creati per rappresentare. Uno sciamano avrebbe anche avuto una maschera del proprio volto per quando raccontava storie derivate dalla propria esperienza personale, per rendere chiaro che parlava a nome di se stesso, piuttosto che degli spiriti. Si potrebbe considerarlo una forma antica di teatro. La padella di Staffordshire Moorlands. La padella di Staffordshire Moorlands, chiamata anche padella di Elam, è una trulla in bronzo utilizzata per cucinare o servire cibo, che risale al II secolo. Presenta decorazioni in smalto vitreo colorato, una specialità dell'arte celtica, in forme ornamentali che collegano l'arte celtica dell'età del ferro e dell'alto medioevo, rendendola un importante ritrovamento di significato nazionale e internazionale. Un'iscrizione sul bordo elenca quattro forti romani sul Vallo di Adriano: Bowness-on-Solway, Drumburg, Stanwix e Castlesteads. Ovviamente le iscrizioni sono in latino, piuttosto che in nomi moderni. L'iscrizione include anche la frase «Rigore vali Aeli Draconis», il cui significato è sconosciuto, e il nome di un soldato chiamato Draco. L'artefatto è stato trovato nello Staffordshire nel 2003 da metal detectoristi ed è stato successivamente acquistato dal Museo Tully House di Carlisle, dal Museo Potteries di Stoke-on-Trent e dal British Museum. La padella viene spesso ruotata tra i musei e un altro museo sul Vallo di Adriano. Manico e base mancano, ma la padella è ben conservata e decorata con ghirigori che si concentrano su dispositivi a tre petali incastonati, con smalto colorato rosso, blu, turchese e giallo. L'iscrizione di Lac Mazar. Situata vicino al villaggio di Kuch, non lontano da Birjand in Iran, l'iscrizione di Lac Mazar è un muro di pietra preistorico che si ritiene abbia oltre 7.000 anni. È considerata la targa commemorativa più importante dell'Iran orientale a causa della sua significatività storica e diversità. Il gruppo di ricerca storica di Birjand ha scoperto le iscrizioni sulla sua superficie, che includono una gamma di motivi, e dopo un'ampia ricerca, 307 immagini individuali sono state identificate. Ogni iscrizione ha uno stile distinto dall'epoca in cui è stata creata e può essere studiata indipendentemente. Le iscrizioni di Lac Mazar possono essere classificate in quattro principali ere storiche: la pietra, preistorica, storica e i periodi islamici. Le incisioni raffigurano simboli umani, animali e vegetali, con 22 pitture che presentano figure umane, 33 che presentano animali e 35 che presentano la vita vegetale. Le iscrizioni includono quattro linee pittoriche:
81 testi che risalgono agli imperi Pahlavi, Parti o Sasanidi, 42 con scrittura perso-araba e 67 pitture rupestri che devono ancora essere identificate. Alcune delle incisioni sui muri includono svastiche o ruote filatrici, che sono state vandalizzate, risultando nella perdita di alcune delle iscrizioni. Coppa greca vecchia di 2500 anni. Questa coppa da bere greca vecchia di 2500 anni non è una coppa ordinaria. Realizzata in terracotta, questo raiton o recipiente per bere è a forma di testa di asino, completo di muso bianco, denti e orecchie. La coppa è stata attribuita al maniero di Tauro e risale al 480 o 470 p.C. Il design unico del vaso lo renderebbe impossibile da appoggiare senza versare il suo contenuto, il che rende possibile che sia stata creata come forma di scherzo pratico antico, forse un modo per garantire che qualcuno che era già ubriaco non bevesse troppo di più. La testa di asino, insieme al satiro nudo sul collo del vaso, era associata al dio del vino Dioniso. L'uso della tecnica a figure rosse e il lavoro dettagliato sul pezzo lo rendono un pezzo raro e affascinante dell'arte greca antica. La coppa è ora conservata in una collezione privata, ma è stata esposta in vari musei in tutto il mondo, più recentemente all'Istituto d'Arte di Chicago negli Stati Uniti d'America, permettendo alle persone di apprezzarne il design intricato e l'abilità del suo creatore anche migliaia di anni dopo. Tema misterioso. Nelle dense foreste del Suriname, un gruppo di ricercatori dell'Università di Paramaribo ha fatto una scoperta sbalorditiva. Dopo segnalazioni di luci misteriose e cambiamenti nel campo magnetico locale, si sono imbattuti in quello che sarebbe stato conosciuto come l'orbe di Tucaia. Semisepolto nel fango, l'oggetto metallico a forma di disco sfoggiava incisioni enigmatiche, suggerendo un'origine non solo sconosciuta, ma possibilmente non terrestre. L'orbe di Tucaia, con i suoi 4 metri di diametro e simboli che sfidavano qualsiasi somiglianza con le lingue terrestri, è diventato il centro dell'attenzione scientifica e cospiratoria di tutto il mondo. Dibattiti accesi hanno invaso i social media, mentre esperti in linguistica, fisica quantistica e archeologia spaziale affluivano in Suriname. Le indagini iniziali hanno rivelato che il metallo dell'orbe non corrispondeva a nessun elemento noto nella tavola periodica, alimentando ulteriormente le speculazioni che potesse essere una nave di ricognizione di una civiltà aliena. E ancora più intrigante, la superficie dell'orbe emetteva un ronzio dolce, quasi musicale, che sembrava variare a seconda delle fasi della Luna. Gli scienziati, cauti riguardo l'improvvisa attenzione internazionale, hanno isolato l'area e dichiarato il sito un patrimonio scientifico nazionale. Mentre il mistero dell'orbe di Tucaia rimane irrisolto, offre una sfida seducente per la scienza moderna e continua a ispirare teorie che oscillano tra la realtà e la fantasia. Vogliamo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Offerte antiche del Templo Mayor. Il Templo Mayor ci ha già regalato molti fantastici manufatti antichi nel corso degli anni. Era una volta il cuore di un enorme complesso religioso nella città azteca di Tenochtitlan. Quello che ne rimane ora è un sito archeologico nella città del Messico. Esperti e archeologi hanno scavato nel sito per decenni e continueranno a farlo per molti decenni ancora, ma nel giugno 2022 hanno confermato la scoperta di più di 2500 oggetti in legno ritenuti essere stati lasciati sul sito come offerta religiosa o rituale da pellegrini in visita al sito, o forse da sacerdoti. Non c'è un modello fisso per gli oggetti. Essi includono figurine, copricapi, maschere, vasi, orecchini e scettri, tutti i quali probabilmente depositati da sacerdoti durante il XIV secolo come mezzo di consacrazione del Templo Mayor agli dei, in cui gli Aztechi credevano. È raro che oggetti in legno sopravvivano per così tanti secoli in così buone condizioni, ma nel caso di questi manufatti sembra che siano stati preservati da una combinazione dell'alto livello di umidità nella regione e delle condizioni anaerobiche nel suolo. Codice Borgia. Molto di ciò che sappiamo sugli dei, i rituali, le credenze e la cultura delle antiche tribù sudamericane si deve alla scoperta del Codice Borgia. Questo è probabilmente il manoscritto pittorico più importante mai trovato sul continente, ma non è esposto all'interno di un museo. Invece, è conservato negli archivi del Vaticano in Italia. Il manoscritto è precolombiano,
risalente al XVI secolo, e prende il nome da Stefano Borgia, che fu un cardinale del XVIII secolo. Il cardinale, però, non scoprì il codice. Lo possedeva semplicemente prima che fosse acquisito dalla Biblioteca Vaticana dopo la morte del cardinale nel 1804. Piuttosto che essere un documento unico coeso, il Codice Borgia è una raccolta di manoscritti che coprono argomenti come divinazione, rituali, iconografia e persino calendari. È uno dei pochissimi codici che non sono stati deliberatamente distrutti dagli invasori spagnoli barbarici durante la loro conquista del XVI secolo. L'autore dei manoscritti è sconosciuto. Potrebbe essere stato creato dal popolo Tlaxcaltec, ma potrebbe altrettanto facilmente essere stato prodotto dal Mixtec o dal Cholulteca. Purtroppo, probabilmente non lo sapremo mai. L'abito di Tarkan. Imparare a tessere tessuti per fare vestiti è stato un importante passo avanti per la civiltà umana, ed è un passo che è stato compiuto molto tempo fa. Il modo migliore per dimostrarlo è mostrarvi l'abito di Tarkan, che è il capotessuto più antico del mondo. L'abito è stato trovato all'interno di una tomba nel 1912 dall'egittologo famoso William Flinders Petrie, mentre scavava un antico cimitero egiziano a Tarkan. La tomba fu costruita durante l'era della prima dinastia dell'Egitto di 5200 anni fa, quindi Petrie assunse che l'abito avesse la stessa età. Ci vollero l'invenzione dei test del carbonio 14 per dimostrare che aveva ragione, ma la sua supposizione era corretta. I test hanno dimostrato che l'abito ha un'età compresa tra 5200 e 5400 anni. Oltre ad essere il capo tessuto più antico conosciuto, è anche l'abito più antico conosciuto di qualsiasi tipo nel mondo. Tessili come questo sono altamente deperibili, quindi il fatto che l'abito sia sopravvissuto per così tanto tempo è quasi un miracolo. Non dimostra esattamente che la tessitura sia stata inventata in Egitto, ma è una possibilità che dobbiamo considerare. Il mistero del volo antico. La maggior parte delle persone attribuisce l'invenzione delle macchine volanti per esseri umani, chiamiamole semplicemente aerei per semplicità, ai fratelli Wright. Non stiamo per suggerire che ci fossero persone che vivevano in Sud America oltre 1500 anni fa che sapevano anche come volare, ma in base alle loro incisioni sembra probabile che almeno comprendessero i principi base di come farlo. La cultura di Kumbaya era eccezionalmente abile nella lavorazione dei metalli e nella creazione di sculture in oro, e avreste difficoltà a suggerire che queste sculture, in particolare, non assomiglino a moderni aerei. Potreste cercare di liquidarle come rappresentazioni di insetti, come molti storici hanno fatto, ma quanti insetti conoscete che assomiglino a questo? I ricercatori hanno persino realizzato versioni ingrandite delle sculture negli anni 90 e hanno dimostrato che erano aerodinamicamente perfette. In altre parole, sono capaci di volare e planare. Cosa avrebbe potuto servire da ispirazione per queste statue in miniatura, se non gli aerei? Non abbiamo idea e purtroppo è probabile che non lo scopriremo mai. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!